Appena siamo state chiuse lì dentro, ci hanno levato tutti i vestiti e cioè da qui non si sa se uscite. Io trovavo però quello che sbrangate, la cintarcola me l'ha data a me. E cioè, quando ho detto ah silenzio, ci sono due morti, guardava, e poi lo faceva proprio con freddezza, proprio da nazista. Nei suoi diari, Izzo scriverà: gli stupri per lungo tempo furono per alcuni di noi una specie di hobby, cui ci dedicavamo con una frequenza, diciamo, settimanale. Ma è andata veramente così? O forse Izzo, che per le perizie è un iposessuato con pulsioni omosessuali, cercava di uniformarsi ad un branco senza regole come quello dei pariolini neri? Di sembrare il più duro per coprire le proprie differenze? Più che il sesso, Izzo sembra cercare l'adrenalina e il sadismo, quel potere di decidere della vita delle persone e vederne le reazioni nei momenti di sgomento. Che questo avvenga mentre si rapina un commerciante, si prende a sprangate un cosiddetto nemico politico o si picchi una donna nuda ed inerme, non fa differenza, è il piacere dell'incutere il terrore. Al dire dell'Izzo, la violenza sulle donne era quasi diventata la normalità nel suo gruppo e lui era già stato arrestato nel 74 per sequestro di persona e tentato stupro ai danni di una minorenne, la quale, pur minacciata, una volta libera, aveva denunciato tutto ai carabinieri. Una storia che si era chiusa con una sentenza del Tribunale di Roma che riconosceva negli imputati Izzo, Sonnino e Parboni una spiccata pericolosità sociale, evidenziandone, testualmente, una insensibilità che lascia sgomenti. Dopo 6 mesi però i tre erano tornati in libertà con la condizionale, poiché, si legge dalla sentenza, gli imputati, tutti di ottima famiglia, una volta usciti dal carcere, imboccheranno la strada giusta. In nuce questo episodio ricalca nelle modalità quello che diventerà il delitto del cerceo: ragazze sequestrate, sesso, minacce, pistole e la presenza di Izzo. Ma la prossima volta non ci dovranno essere testimoni. Nel 1975 scompare a Thai di Cadore, durante l'estate, Rossella Corazzin, timida ragazza 17enne. Ne torneremo a parlare in seguito in relazione alle confessioni dell'Izzo sul suo presunto omicidio collegato al caso del cosiddetto mostro di Firenze. Ma il 75 è soprattutto l'anno del delitto del cerceo, quello di fine settembre. Il primo contatto con le giovanissime vittime avviene al bar del Fungo, 2 giorni prima del sequestro. A fare da tramite era stato un altro ragazzo, Gianpietro Parboni, che si faceva chiamare Carlo e aveva conosciuto Donatella all'uscita di un cinema al Fungo. Oltre al Parboni ci sono Izzo, che si fa chiamare Stefano, e Gianni Guido. Una serata come le altre, Parboni non si dimostra particolarmente interessato, mentre Izzo e Guido mettono gli occhi addosso a Rosaria e Donatella. Propongono di rivedersi 2 giorni dopo per andare al cinema. L'appuntamento è fissato alle 15:30 al Cinema Ambassade. Dirà Izzo: usavamo il sistema di dare nomi falsi perché eravamo già stati coinvolti in fatti di violenza sessuale e così pensavamo di non restare incastrati. Le vittime, Rosaria e Donatella, sono ragazze semplici, provenienti da famiglie di origini modeste. Donatella ha 17 anni ed è ancora studentessa, mentre Rosaria, di 19, fa la barista davanti al cinema. Quel giorno Izzo e Guido invitano le ragazze a una festa a Lavigno. Izzo ha in tasca le chiavi di Villa Moresca, la casa al mare della famiglia Ghira, che si trova a Punta Rossa, zona del Cerceo. Gliel'ha data lo stesso Ghira, raccomandandosi di telefonare prima per essere certo che in casa non ci sia nessuno. Durante il viaggio in macchina Izzo si ferma a telefonare a Ghira per avere un via libera. La violenza scatta non appena il quartetto varca la soglia di Villa Moresca. Dirà la Colasanti: i due si svelano subito. Mettono dischi di Wagner e Beethoven, forse già con l'intento di coprire rumori e grida.
I due si svelano subito e ci chiedono di fare l'amore. Rifiutiamo, insistono e ci propongono 1 milione ciascuna. Rifiutiamo ancora una volta. A questo punto Gianni tira fuori la pistola e dice: siamo della banda dei marsigliesi, quindi vi conviene obbedire. Quando arriverà Jacques Berenguer non avrete scampo, lui è un duro. È quello che ha rapito il gioielliere Bulgari. Capiamo che era una trappola e io e Rosaria scoppiamo a piangere. I due ci chiudono in un bagno, aspettano Jacques. La mattina dopo Angelo apre la porta del bagno e si accorge che il lavandino si è rotto. Si infuria come un pazzo e ci ammazza di botte. Ci separano, io in un bagno e Rosaria in un altro. Comincia l'inferno. Verso sera arriva Jacques. Jacques in realtà era Andrea Ghira. Dice che ci riporterà a Roma, ma addormentate. Ci fanno 3 punture ciascuna, ma io e Rosaria siamo più sveglie di prima. E allora i tre passano ad altri sistemi. Prendono Rosaria e la portano in un'altra stanza per cloroformizzarla, dicono. La sento piangere e urlare. Poi silenzio all'improvviso. Devono averla uccisa in quel momento. A me mi picchiano in testa con il calcio della pistola. Sono mezza stordita, ma sveglia. E allora mi legano un laccio al collo e mi trascinano per tutta la casa per strozzarmi. Svengo per un po' e quando mi sveglio uno mi preme il petto con un piede e sento che dice agli amici: questa non vuole proprio morire. E giù a colpirmi in testa con una spranga di ferro. Ho capito che avevo una sola via d'uscita. Fingermi morta. E l'ho fatto. M'hanno messa nel portabagagli della macchina. Rosaria non c'era ancora. Quando l'hanno portata ho sentito, prima di chiudere il cofano a chiave, uno che diceva: guarda come dormono bene queste due morte. I corpi vengono trasportati nel baule della Fiat 127 bianca del padre di Gianni Guido. Arrivati a Roma, la sera del 30 settembre 75, Ghira, Guido e Izzo decidono di andare a cena in una pizzeria vicino a casa di uno dei tre, lasciando l'auto in via Pola. La Collasanti, appena si accorge che i tre se ne sono andati, inizia a urlare, con la scarsa energia residua. La sente un metronotte che viene richiamato dai rumori e allerta una gazzella dei carabinieri. Accorrono le forze dell'ordine. Sul sedile posteriore viene rinvenuta una 38 Special con tutti i proiettili nel caricatore. Partono le prime indagini. Il medico legale certifica la morte di Rosaria Lopez e Donatella Colasanti viene portata d'urgenza in ospedale, dove le vengono diagnosticate diverse ferite gravi e la frattura del naso. Già nella notte, Angelo Izzo e Gianni Guido vengono arrestati. Mentre Ghira, messo in allarme da una soffiata e con il favore di robuste coperture, riesce a scappare. La mattina seguente i carabinieri si imbattono in alcuni familiari del Ghira nei pressi della villa del Circeo. L'ipotesi è che, avvertiti da Andrea, si siano precipitati sul posto per far sparire eventuali tracce del massacro. Ghira ripara all'estero. L'inchiesta riesce a ricostruire con precisione l'accaduto, soprattutto grazie alla testimonianza di Donatella Colasanti. Izzo e Guido, nel tentativo di limitare i danni, cercano di farsi riconoscere come insani di mente, ma incastrarli già il 10 ottobre 75 è una lettera di Ghira agli atti del processo. Cari amici Giovanni e Paolo, non mi avranno mai. Vi assicuro che quella bastarda la faccio fuori. Per voi non c'è pericolo, a fine 76 uscirete tutti per libertà provvisoria. Anche se sanno, questi bastardi faranno una brutta fine anche loro. Comunque non vi preoccupate per la mia latitanza. Ho circa 13 milioni di lire. Forse andrò via da Roma, per quanto riguarda quella stronzetta fra la fine della Lopez. State calmi. A presto, Berenguer Ghira. Un'altra lettera diventa importante. Siamo a luglio 75 e Gianni Guido è stato da poco trasferito a Rebibbia. Izzo, invece, è nel carcere speciale di Trani ed è fra i due quello che sta peggio, dato il carattere particolare della casa di pena in cui è rinchiuso, e se ne lamenta a lungo con la famiglia. I parenti dei due imputati si incontrano, gli avvocati si consultano, anche perché intanto c'è da decidere quale linea difensiva adottare. I Guido sono quelli che hanno a disposizione più potere e più soldi. Il padre di Gianni è un altissimo funzionario di un prestigioso istituto di credito. Viene così deciso uno scambio di favori. Izzo scriverà al tribunale
assumendosi tutte le responsabilità dell'atroce massacro, e dirà pure che è stato lui a trascinare nel delitto l'amico. In cambio, i Guido faranno pressioni al ministero. Dalla lettera di Gianni Guido a Izzo. Carissimo, mia sorella parte sabato e i miei vanno a Cortina fino a metà mese. Mio padre è naturalmente parecchio interessato a uno scagionamento. Solo voleva ci fosse il nome mio e quindi vedi se riesci a ricordarti pressappoco come avevi scritto l'altra lettera e ci aggiungi il nome mio, dicendo che sono stato influenzato da te, perché sono un debole. Poi o la mandi al secco o a me qui. Mi raccomando, non parlare dell'energumeno. Mio padre ci tiene un casino e anche stamattina mi ha mandato un espresso in cui mi dice di scusarsi con te, se magari è troppo esigente, ma dice che la lettera senza il mio nome non ci serve a un cazzo. Per il fatto del trasferimento è tutto a posto, almeno così mi ha dato l'impressione. E stai certo che prima di dargli la lettera voglio dei fatti e la certezza che si stia facendo qualcosa di concreto per farti uscire da questi speciali. Mi raccomando la lettera. La lettera diventa un colpo durissimo alla linea di difesa adottata fino ad allora dagli avvocati di entrambi. In quel processo viene fatto di tutto per far passare Angelo Izzo come schizofrenico e malato mentale e per attribuire anche a Giovanni Guido qualche disturbo psichico. Ma non vi è follia nel comportamento di Guido e di Izzo e di Ghira, aggiungo. Non vi è la follia che ottunde il sentimento, che ottenebra la volontà, che obnubila il cervello. Il delitto è lucido, freddo, spietatamente voluto per il perseguimento di un fine ben determinato. Ora l'interrogatorio ha detto addirittura che era con una giacca per giustificare questa pistola che sta tirata fuori subito, per dimostrare che non ha mai avuto nessun rapporto sessuale con noi, senza costrizione e se contro la sua volontà. Quando Angelo Izzo, l'unico imputato del delitto del Circeo presente nell'aula della Corte d'Assise di Latina, ha chiesto ed ottenuto di parlare, è stato il momento più drammatico di questa ennesima udienza che sembrava doversi risolvere in altre schermaglie procedurali. È apparso davanti alla Corte pallido e tremante. Ha gridato che Donatella mentiva sapendo di mentire e la ragazza poco distante è diventata cerea. È un vigliacco, quindi inutile dire tutto quanto perché... è un vigliacco e basta. Cioè, hanno avuto fai grandi con noi che eravamo ragazzine, che eravamo piccole. Però adesso tremano, vanno a porte chiuse quando devono parlare. Questa stupida farsa che si vede benissimo che recita. Recita pure male. Perché? Perché si vede. Nel carcere di Latina, Izzo fomenta una rivolta che viene poi fatta sbollire in un giorno. Al termine del processo, Angelo Izzo e Andrea Ghira vengono condannati all'ergastolo. Ergastolo per Ghira, ergastolo per Guido! Con le pene accessorie conseguenti, previste dal nostro codice. Izzo 1, hai sentito che hanno chiesto l'ergastolo? Eh? Sì, sì, ho sentito. Cosa pensi? Cosa? Che effetto ti ha fatto la richiesta? Me l'aspettavo. Te l'aspettavi? Comunque, nel momento in cui è stato chiesto qualcosa deve essere successo in te. Eh? Ah, no. Niente è successo. Lei non ha avuto esitazioni a chiedere l'ergastolo? Nessuna. Non le è passato per la mente per un momento di il bisogno di una perizia psichiatrica di tre giovani che uccidono in quel modo? Assolutamente no. Perché? Perché li ritengo del tutto sani di mente. Io avevo questa fiducia nei giudici, ce l'ho ancora, cioè... Ha rafforzato la tua fiducia nei giudici di Latina. Ecco, ma che cosa hai provato? È stata una specie di prima vittoria per te? Sì. Ecco, vedi che il processo va avanti. E deve andare avanti. Con un criterio di giustizia. Sì, sì, certo. Che tu ti aspettavi. Me l'aspettavo. Viene ridotta invece a 30 anni la pena per Giovanni Guido. A diminuire la condanna hanno contribuito i 100 milioni
pagati dalla famiglia e Lopez. Nel 1977 Izzo e Ghira cercano addirittura l'evasione. In mezzo alla folla vidi due giovani, mi sembravano stravolti, strano. Gli dissi, oh, venite qua. Uno si fermò e un altro si mise a correre, no? Io subito estrassi la pistola e mi misi a correre appresso a quello che scappava. Chi correva era Guido? Sì, esatto, chi correva, poi sono venuto a sapere che era Guido. Facemmo una corsa di circa 1,5 km, dove poi arrivammo in via Carlo Fea, gli dissi, adesso se non ti fermi ti sparo. Lui si voltò, mi vidi che gli stavo vicino, ma disse no, dice non mi sparà perché non ero io solo, e si buttò addosso al muro. Allora gli puntai la pistola, gli misi le catenelle e aspettai l'arrivo dei carabinieri che arrivarono dopo qualche minuto. Inizia la storia dell'Izzo carcerato, che pur accusato di crimini per cui solitamente in carcere si fa una brutta fine, troverà proprio nelle celle una nuova dimensione di quasi intoccabile. Nei suoi diari, pubblicati nel 2023, Izzo, in un delirio di verità mistificata, asserisce che le ragazze Rosaria Lopez e Donatella Colasanti fossero state invitate al Circeo con il già preventivato scopo di ucciderle. Il tutto sarebbe stato per coinvolgere in un omicidio un loro conoscente, Sonnino, secondo la regola per la quale se uccidi con noi diventi nostro complice e non potrai tradirci. Ma quella sera il Sonnino non si sarebbe presentato perché preso da un poker con amici. Ed il rientro del Guido a Roma la sera dopo il rapimento sarebbe stato non per cenare con i genitori, ma per recuperare il Sonnino e ultimare il piano. Ma la cosa non sarebbe andata a buon fine. Si tralascia qui la descrizione di quanto sarebbe avvenuto, secondo Lizzo, in quei giorni. Sarebbe come colpire nuovamente quelle ragazze. Donatella, come è cambiata la sua vita? No, è uguale. C'è però una lotta continua in tutti questi anni. Beh, ma qui fa parte del mio carattere comunque. È chiaro che lei da questa cosa è sopravvissuta, non è vissuta. Credo che per tutta la vita sia sopravvissuta.